and rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling raw hard. For rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good victuals, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Cari amici di Telelaica, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di una seduta particolare. Ricordiamo le regole del talk show: questo talk show deve durare al massimo il tempo di una seduta. Ma andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Filadelfo delle Pannocchie, editorialista di Porco Mondo. O segui. E James John John, docente di balistica cinematografica alla Schwarzenegger Academy. Dunque, argomento del giorno: Inception. Allora, pregi e difetti di Inception. Filadelfo. Ma guardi, il sesquipedale impianto scenico entro cui si ubica il film di Nolan riporta una icasticità, ecco, dei droidi protocollari che sono protagonisti della storia e che caratterizzano, ecco, la nostra contemporaneità in un mondo dove io e il cognitivismo, ecco, si trovano in questo continuo conflitto sinottico, ecco, e che viene sottolineato benissimo dal saggio di Benjamin Linus, no? E in definitiva credo che per Inception si possa parlare di un capolavoro dell'odeporica, ecco. Bene, vediamo cosa ne pensa il nostro ospite americano, Mr. John John. Pregi e difetti di Inception. Io penso che nel film di Nolan un ruolo fondamentale lo giochi il formaggio, sia nella prima bellissima scena, nel post-tribolo di Saito, sia nel cappello di mercoledì che Nolan ha saputo sapientemente inquadrare attraverso un movimento a forbice ungherese. I personaggi sono delineati da una certa profondità di 3 metri e DiCaprio mi ricorda molto De Niro dei Chicago Bulls. Comunque c'è poca figa. E comunque c'è poca figa. Signor delle Pannocchie, che cosa pensa della interpretazione di Leonardo DiCaprio? Merita l'Oscar? Ma vedi, io credo che la magistrale pederastica interpretazione di Leo ed è sia una delle più grandi espressioni della polioccetica applicata alle isometrie cinematografiche, no? Insomma, la passione con la quale scandaglia l'animo umano rendendolo idropisiaco, insomma, lo porta sicuramente ad obnubilare il resto del cast. Che però mi pare ovvio, non esce però sconfitto, ecco, nell'etopea complessiva del film. Ma l'Oscar, il mio parere è sicuramente assertivo. Ma sì o no? Assertivo, sì. Assertivo. Bene. Mr. John John, che cosa pensa dell'interpretazione di Leonardo DiCaprio? Merita l'Oscar? Più che dell'interpretazione di DiCaprio, che comunque è ottima, io vorrei parlare dell'interpretazione dei proiettili che tengono bene la scena, che bucano lo schermo e che vanno dritti al cuore della narrazione. Il resto del cast è molto accurato. Anche se un giapponese senza una katana non è un granché. Oscar? Oh, ottima pasticceria a Palermo. Bene, siamo arrivati alla domanda finale. La trottola si ferma o non si ferma? Delle Pannocchie. Ma guardi, ho torto collo, vorrei sospendere il mio vaticinio finale, ecco, perché
Voglio dire, in quanto elucubrazioni pleonastiche potrebbero, insomma, se prive di un'accurata analisi intertestuale, potrebbero rendere il mio giudizio quantomeno affrettato, quindi le prometto che lo riguarderò l'ebdomada prossima e le farò sapere. Grazie. Mr. John John. Sono contento che mi abbia fatto questa domanda. Al di là del finale, voglio dire qualcosa senza alcuna vergogna. Io credo che sia molto commovente la scena in cui muore la mamma di Bambi. Ho pianto, ho davvero pianto. Bene, era l'ultima domanda, da una seduta veloce è tutto, un saluto al nostro Filadelfo delle Pannocchie. Felicitazioni! E anche al nostro James John John. Guys, arrivederci, vado a farmi una pasta che tengo forte e poi esco con Rey Mysterio. Arrivederci. Dopo la parola è tutto, buona serata.